Mio figlio arrabbiato mi disse: e ora basta, non ne posso più. Ci ho firmato il documento che se non ci diamo i soldi si prendono la proprietà. Almeno non ci uccidono, almeno non ci ammazzano, almeno non ti ammazzano. E lì è una... lì è nata la mia avventura. Andare a raccogliere arance per un signore che ne ha bisogno, perché nessuno ci va a raccogliere le arance, e quindi noi le andiamo ad aiutare. Gli hanno fatto terra bruciata nel suo paese, nessuno più, diciamo, gli rivolge la parola, gli operai rinunciano addirittura al proprio, alla possibilità di lavorare pur di non farsi vedere, di non farsi coinvolgere con questo imprenditore. Tra l'altro queste persone neanche la salutano più nel paese. Quindi l'hanno cancellata, è come se l'avessero cancellata socialmente. I grossisti non acquistano le arance dai suoi terreni, quindi diciamo lui ha grosse difficoltà a poter mantenere la sua impresa, ma a potersi mantenere, cioè abbiamo saputo della sua situazione, è abbastanza critica. E ci andiamo noi, no? Praticamente. Allora prendetevi gli zaini, 600 metri no, a piedi. Ma non è... Le banche non ci hanno dato aiuto e siamo caduti a domandare, andare negli strozzini. Questo usuraio dice no, dice non ti preoccupare, dice te li presto io i soldi quando vuoi, quando non vuoi, così, così. Guarda qua quanti ce ne sono. Pagare, pagare, pagare. Da allora siamo arrivati a questo punto. Bene. Le cassette che dobbiamo prendere sono queste rosse. Ho sentito una persona disperata, che proprio non sapeva come cominciare a parlare, si sentiva dentro la disperazione di questa persona. Non lo auguro a nessuno passare quello che abbiamo passato noi, io, la mia famiglia, i miei familiari, non lo auguro a nessuno, e spero che le persone quando le capitano queste cose qua denuncino. Perché si vive male, perché non puoi camminare. 3, 4, 5, 6 cassette, 6 cassette. Fino a 2 anni fa questo non ci sarebbe stato completamente. Più siamo e più si combatte questa delinquenza, questa mafia, insomma, che ci circonda e non ci fa vivere a tutti. Certo, non siamo organizzatissimi, non siamo degli esperti dell'agricoltura. Ci credo, sono qui perché so che l'Unione fa la forza. E quindi è un segnale forte. È sembrato un gesto giusto. No, lei non ha visto, credo che faceva il tirassegno, dai, pigliala! Il coraggio l'ho avuto quando stavo perdendo veramente la famiglia. Perché non bisogna abbandonare i cittadini onesti. Non bisogna abbandonare la gente che denuncia, perché ha coraggio. E hanno anche paura. Lasciarle sole e marginarle è brutto. Il solo semplice fatto che queste persone con i nostri soldi si sono arricchiti e non ci hanno dato neanche niente, ci hanno lasciati proprio neanche per i soldi, niente, per vivere a noi, cioè, ti incoraggia molto comunque a fare la denuncia. Oggi ho partecipato alla raccolta delle arance, sono bellissima. E allora siamo qua insieme per la consegna della prima parte di quello che abbiamo raccolto, ma è quello di oggi, 1070 euro. Grazie. Ci sono loro accanto a noi, quindi
non ci scoraggeremo ad andare avanti su questa situazione che stiamo vivendo. E la conoscenza è l'unica cosa che può sconfiggere la mafia, perché come tutte le cose, solo tramite la conoscenza tu vai avanti. E se si conoscono esattamente il problema e la soluzione del problema, allora sarà più facile. Oggi sono fiero che ho fatto la denuncia e sono orgoglioso. E se mi ricapitasse un'altra volta o di rivivere questa esperienza, anche se fa male, la rivivrei comunque.